Ehi, la turma, io sono Mattia Dessa e ben ritrovati qui su Expeditions Rome. È passato un sacco di tempo, non mi ricordo più assolutamente nulla e tra l'altro sono in una disposizione completamente diversa, per cui mi auguro che l'audio sia a posto. Dovrebbe, teoricamente. Non è una situazione definitiva. Non ho il green screen e non ho delle condizioni decenti per poter attivare nuovamente la webcam, per cui in questo episodio non mi vedrete, forse anche nei prossimi, almeno per un po' di tempo. Allora, da quello che vedo dalle missioni c'era rimasto da parlare dell'assedio di Avgila. E facciamolo. Awe, Legate. Oh. Queen Cleopatra has already arrived. Her contingent is waiting for us to join them at the siege. Ok, come sembra? Aquilinus and Naso have been overseeing the construction of our fortifications. It's best if you inspect them yourself. Ok, ci consiglio di controllare la costruzione delle fortificazioni. Vuole partecipare anche lei stessa, la regina, nella She battaglia? just wants to be seen there, I'm sure. So she can share in the glory and take credit for our Ah, victory. vuole semplicemente essere vista, ok. It's no different than any Roman senator sending his son to be a military tribunus, if you'll forgive me for saying so. Non c'è differenza con un senatore romano che manda il figlio per essere tribuno. Va bene, As you dia wish, alla regina there is no quello use subito. delaying it. Once Algila is taken, we'll have plenty of new challenges before us as we prepare to invade Egypt. Ok. A posto. Unica cosa, voglio vedere se effettivamente c'erano dei discorsi di skill da sistemare. No, forse no, sembrano tutti a posto. Ok, per fortuna avevo lasciato tutto in una situazione corretta. Ah, lui sta facendo, sta riempiendo gli oggetti. Quindi vuol dire che siamo messi malino di oggetti. Mancano degli oggetti. Lui ne ah, vabbè, sì, ne manca uno. E a lui ne manca un altro. Quindi insomma, due oggetti ci farebbero comodo. Non so se ha senso che aspettiamo l'eternità per solo quei due oggetti, visto che comunque già negli scorsi episodi non è successo granché, siamo stati sempre ad aspettare che successero robe per craftare oggetti. Perché abbiamo preso delle belle batoste comunque nell'ultimo periodo. Il fatto che io continui a abbandonare e riprendere il titolo non è che aiuti particolarmente. Allora, teoricamente la parte quindi qua sarà quella dell'Egitto. Da quello che posso ipotizzare. Questo c'era un'armata neutrale. Ah, ok. Ma mi ricordo che è successo qualcosa di strano con quell'accampamento là sotto, eh? Effettivamente. Ma la legge Victrix si sta spostando per far cosa? Ah, per il camping ground, ok. Abbiamo fatto un po' di soldini. E questo è pronto? Sì. Ah, ci manca la regione. Tanto temo che qua ci sarà di nuovo una di quelle missioni super mega lunghe che richiedono 80 episodi. Il tizio ha finito per caso? Allora, entriamo e ci portiamo i nostri compagni soliti, dai. Come sempre, siamo pronti. Cioè, in realtà più o meno. Io sono completamente fuori allenamento per tutte le tattiche e le cose da utilizzare. Questo bell'uomo nerboruto. I ritratti sono fatti davvero bene, devo ammetterlo, effettivamente. Pronto? Ah, ok. Everything is ready for the attack. Say the word, and Legio Victrix takes Augila. Così semplice. Finally. I don't know why you've waited for so long.
Carmino. Andrei con la seconda. Stiamo cercando di. Perché l'unica non è che ha fatto delle robe apposta. Stiamo cercando di fare il possibile. No, di fare l'impossibile e ci va del tempo. Confident. Now is the time to prove the worth of your words. We will see if you can command two legions, like your consuls. Due With legioni. all due respect, there is no cause for concern here. Algila may look imposing, but it's far from an impenetrable fortress. Scusa, quindi perché sono I là said sopra? it's not impenetrable. It is certainly defensible. The citadel is built into a natural rock wall. That narrows our options for the initial approach. Ok, quindi è comunque abbastanza difendibile. Possiamo fare delle fortificazioni e We could affamarli. do that, but it would take a long time. We need to move on Egypt soon, don't we? Eh sì, dobbiamo muoverci in fretta verso Remember their Egitto. marketplace at the Court of Heaven? I don't think they're currently low on supplies. Ah, è vero, non hanno poche scorte di sicuro. E come stanno le loro Their mura? construction is basic, but they make excellent use of natural terrain features. We will need siege engines. Ok. Maybe not, but they will call on reinforcements. Ezeel managed to send a few riders, and our sentries failed to stop them. Questo terreno è la casa loro. Queste cose devono essere. Cioè, possono I capitare. expect them to target our catapults. The question is when. Ok, vogliono attaccare le nostre I catapulte, suggest non lo we pick out a sapevamo. spearhead group to punch through the southern gate, while the majority of the legion hits the front gates. Allora, un gruppetto che va sul cancello sud, mentre la maggior parte va in quello frontale. Pensi che ci saranno problemi quando rompiamo le It is mura? always wise to expect the unexpected, but I think this will be straightforward. A battle to the death. Ah, ok, dopo sarà semplicemente una Their battaglia. death, we hope. Va bene, le altre non è che mi interessino particolarmente. E invece dei ponti sopra il precipizio? That would be a daring endeavor. Getting rid of those bridges could divide the battlefield in two. Eliminating an easy path for their reinforcements to take. Your dad spoke of a passage we can use. It's a bit too narrow for a whole maniple, but a group of speculatores can easily take care of those bridges. We can Infatti, deploy tiriamo i ponti. catapults on the southern side of the city to cover that flank. There is a hill there with suitable elevation. Va bene. Abbiamo bisogno di qualcuno che difenda le Fair catapulte. enough. With our siege engines in position, and if we can destroy those two bridges, I think we can easily make our way to the citadel. Ok, raggiungeremo Izil e lo If the elimineremo. reinforcements are disabled, the spearhead group can easily penetrate the defenses of the city, especially if our catapults survive. Va bene. I don't think he will offer any challenge once we reach him. Ezeel is old and frail. You mean like Sinaros? Ma no. You make a good point. Finiamola in fretta e Wisely said, in modo this pulito. is not our fight anyway, so let's not die needlessly. As usual, it is up to you to form the attack groups. We march on your command. Ok, If detto Augila falls to Rome, I'm confident we can raise a new legion here. I'm still not sure if that's a good idea, but I'd much rather have them fighting on my side for sure. che storia, di nuovo quelle missioni infinite sarà adesso. Che barba, mi ricordo che con l'altra situazione era stato davvero 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 frustrante queste missioncine, che poi dopo a cascata se non facevi bene in uno eri peggio nell'altro, che eri peggio nell'altro, che eri peggio nell'altro, che eri peggio nell'altro, che eri peggio nell'altro.
Ah, ed è lunghissima, cioè l'altro ci aveva richiesto 3 ore, non so, una roba del genere, vabbè. Per fortuna adesso ho un po' di tempo. Allora, c'è il main assault che deve entrare nella città e sopravvivere fin tanto che i ponti sono distrutti. E poi, come terza cosa, deve fare. Ok, deve spingere la cittadella e eliminare gli Izil. La retroguardia deve impedire che ci distruggano le catapulte. E gli speculatori, invece, devono bruciare il ponte. Ok. Quindi c'è tipo un ponte qua che dobbiamo distruggerlo. Ma che cavolo di gruppi faccio? Ma che cavolo. Sto gesticolando all'italiana, non mi potete neanche vedere. Che cosa volete che io faccia? Il fatto è che devo spezzare. Allora, il gruppo che funziona bene è il gruppo dei personaggi, no? Però non posso metterli tutti insieme perché sennò gli altri fanno schifo come non so che cosa. Tipo acceso lo devo mettere da un'altra parte. Questi devono essere rapidi e distruggere. Quindi lo metto nella retroguardia che deve proteggere. Ha senso. Mentre invece qua posso mettere bestia. E Sinero se lo metto qua. Per curare. Mentre invece Deianeira a sto punto la metto con me, come anche Yulia. Perché devo mettere invece l'altro sagittario, se lo metto qua. Qua metterei un altro princeps. Questo di livello 9. Questo qua di livello 11 lo metto con noi. E qua mettiamo un Veles e un Triarius. Questo non mi ricordo cosa che avevano. Chi che era quello che refillava le azioni? Boh. Nel duello, visto che qua siamo tanti, metto quello che è di livello basso. Qua metto quello di livello più alto. E poi questi due come li spezzo? Al contrario, a questo punto. Oh, ci proviamo. Sarà uno strazio di missione, ragazzi. Perché stiamo continuando? Boh, per inerzia, forse. Other team will have reached bridges by now. Let us hope bridges are burned before reinforcements show up. Ok, allora dobbiamo cercare di. Bridges, ma di cosa stai parlando? Non ci sono ponti qua. Burn the bridges. Ma non è il mio gruppo. Guarda, sono tutti sopraelevati, sono tutti. Che fastidio. Come passo qua? Come passo? Giulia la metterei qua sopra se possibile. Mi spiace spezzare i due amorucci qua, ma. O li metto direttamente più avanti quei tre. Quelli con lo scudo li metto qua. E lui lo metto un po' riparato. Dai, proviamo. No, spero che si riferisca a qualcun altro il brucia i ponti, perché non so cosa cavolo intenda. Quello è scudato, mannaggia. Tanto abbiamo visto che hanno nerfato di brutto il quick shot, per cui non credo che riusciremo a fare un quick shot da qua. Però
Eh no. Questo gli fa pochissimo di danno. Ma se invece io... No, non riesco a passare oltre questo affare. Sì, in realtà sì, ma non così agevolmente. Quanto ha? 15? Gli va accanto, esatto, l'altra lo vede. Più 6 di accuracy. Ma quindi il quick shot ci guadagna dell'accuracy che è in alto. No, vaffanbrodo, lo sapevo. Perché faccio ancora questo quick shot del manga? Proprio sprecato. Non conviene che gli faccia bleeding, perché tanto questo qua è scudato. Perché quello ha... anche l'armatura, porca miseria. E prima... Ah, ma c'era un tizio là dietro, che cavolo l'ha visto? Mo con lui non posso fare niente. Ma è per caso quello che ha... No. Qua c'è quello... A due cose di distanza. Vedi, gli toglie anche l'armatura. Ah, vabbè, l'ho visto prima. Ah, le catapulte. Facciamo fireball qua. Poi con questa farei... Cutter shot qua. Con questa farei stone qua. Con questa farei stone qua. E con questa farei stone qua. Pure il veleno, mannaggia la miseria. Ah, quello è un alleato, sono andato. Action restored, ma è morto nel loro turno. Ti resta là, dai, così ti pigli un sacco di... No, non mi sembra. Ovviamente si spostano tutti rispetto a dove erano. We have to protect this area. The ancestors stand beside us. Questa te la bravi. Mars, take you all. Dai, lasciatemelo così. Invece no, non avrei potuto usarlo con Julia. Ok, questi sono quelli che devono distruggere i ponti. Credo, dove... Cavolo...
qua e là. E passerei da qua, scusatemi. Non abbiamo un Veles. Sì, un Sagittarius ce l'abbiamo. Allora aspetta, manderei il Sagittarius. Non è che abbiamo per caso qua quello che fa la restore action. Sì. Sì, c'è. Inspire. Deve aver attaccato. Allora, se lui va qua. Voi altri due venite lì dietro, please. Così. E così. No, scusa, intendevo. Tu vai qua. No, tu fai Inspire su di lui. E lui adesso può fare un aimed shot. È uguale, ne ho su questo. No, cosa sta un di alarm? Ma ce n'era uno qua? Finirei un attimo sul turno loro dei nemici e poi metterei in pausa perché pure questo veleno, mannaggia la miseria questo veleno, che fastidio. Ho fatto bene a metterlo alla guardia, come è andata bene. Ok. Sono slow, abbiamo appena iniziato. Comunque ragazzi, io vi invito come al solito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale se per caso non l'avete già fatto e lasciare un commento qui sotto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.